Un attimo, attenzione. Allora, questa è sempre una steragia, fa parte sempre del... È una steragia. Si chiama, si può chiamare anche erba lattaiola. Lattaiola perché? Perché se rompe la foglia c'è, esce sempre un po' il lattice, bianco. È una delle asterace, secondo me, quella peggiore, sì, come commestibilità, sì, perché c'ha questo rachide che quando si coce quel rachide rimane sempre legnoso, un po' legnoso. Sempre legnoso rimane. Si riconosce molto bene perché è sempre rossastro il rachide, la foglia è sempre allungata, lanciolata, pennata, lanciolata. Sì, con queste margine. Con margine un po'... Puntellato grossolanamente. Sì, un po' grossolanamente. E c'è, è una steragia come gli altri, c'ha fiore giallo e c'ha sempre sto pappo quando sfiorisce. Se può consumare sia cruda che cotta, però io secondo me un paio di rosette basali che mi piace, no, 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 perché rimane sempre, rimane un po' legnosa. Il nome è si chiama Picris hieracioides. Picris hieracioides. L'abbiamo vista prima. C'è scritto sulle slide. C'era la